ero in spiaggia col mio zaino super gormitico, invece in questa sto mangiando un gelato buonissimo. Eccomi Giada, scusa. Ciao Gianni. Ciao, scusami, stavo facendo uno spuntino. Tu che fai? Stranamente. Gianni, però prima dobbiamo salutare i nostri amici. Giusto. Sei pronto? Vai. Ciao ragazzi, bentornati a Gormiti Show. Allora, cosa stavi facendo di bello al telefono? Stavo guardando le foto delle mie vacanze estive al mare. Sembra passato così tanto tempo. Mi fa ricordare tanto il mare così, che tra l'altro è il mio posto preferito. È anche il mio. Ma sai che stavo pensando ad una cosa? Sì, dimmi. Nel mentre. Noi abbiamo presentato tutte le evoluzioni. È vero, ricordiamole. Allora abbiamo presentato il popolo del cosmo, che era il vento. Il popolo del magma, che era il fuoco. E il popolo del cristallo, che era la roccia. E manca il popolo del ghiaccio, che è diventato il popolo dell'oceano. L'oceano. Sì, che dici di vederlo? Sì, vai. Gormiti, potenza degli elementi, potere dell'oceano. Combatti! Achilles, difensore degli oceani! I gormiti dell'oceano sono davvero fortissimi. Eh sì, hai davvero ragione. Ma lo sai che l'oceano è fondamentale per la vita sulla Terra? Ah sì? Eh sì, perché contiene il 97% dell'acqua presente sul nostro pianeta. E oltre a questo, aiuta anche a far piovere e così gli animali possono bere e anche le piante possono crescere. E dà da mangiare anche a noi, perché all'interno ci sono i pesciolini. Molto molto interessante. E quindi mi raccomando, bisogna riuscire a proteggere sia tutti gli oceani Giusto. Che tutta la natura. Giusto, brava Giada che hai ricordato questa cosa che è fondamentale. E a voi bambini piace di più il mare o la montagna? Mandateci le vostre foto a gormitishow.gormiti.com. Bella domanda questa. Io invece vorrei lanciare una nuova iniziativa. Che cosa vorreste vedere nelle prossime puntate del Gormiti Show? Fatecelo sapere scrivendo a gormitishow.gormiti.com. Le idee più belle le metteremo in scena. Sì. Ma a proposito di mare, Giada, c'è una nave che ci sta aspettando. Andiamo in crociera? Ma no, o forse sì. Però ci andiamo volando. Ecco. Andiamo. Wow, Giada, la Iscador! Wow, ma è bellissima, è grandissima! È anche una delle tante novità della nuova serie dei Gormiti. Eh sì, l'apriamo. Subito, vai. Wow! L'Iscador è l'inarrestabile nave dei Solark. Potenziata dall'energia alfa, l'Iscador è in grado di volare a velocità incredibili. Può raggiungere ogni punto di Gorm in pochi istanti. Ma non è solo una semplice nave volante. L'Iscador può trasformarsi in una vera e propria fortezza, con cannoni, catapulte e trappole segrete. Ed il potere dei quattro guardiani può attivare il suo attacco finale, un devastante raggio di pura energia alfa. Allora Giada, iniziamo perché la Iscador ha davvero mille funzioni. Sì, allora okay. Iniziamo... Ad aprirla. Perché questa è una nave appunto che vola, ma diventa anche una fortezza, come sì. Hai detto tu. Allora, per aprirla sì. Bisogna girare la testa della statua. E voilà! Già da venuto un colpo, che bello! Visto? Ma guarda come si è aperta, è grandissima! Sì, e qui ci sono anche le catapulte! Catapulte? Guarda qua! Appunto, ne abbiamo alcune e dopo ti spiego perché le voglio usare. Dopo sì, ti spiego, no? Dopo hai già pensato? Dopo ti spiego, quindi si mette lì la catapulta. Qui e pam! È volata la gemma! Ok. Per combattere tutti i nemici. Giusto. Poi c'è la prigione per imprigionare i cattivi. Ci vuole una prigione su una nave, assolutamente. Questi Eclipsion che sono sempre nei paraggi. Sì. Guarda là. E poi guarda un po'. C'è la trappola! La trappola sempre per gli Eclipsion, direi. Sì, poi qua, guarda, qua si sparano i missili, eh. Qua c'è un lanciamissili. Quando è chiusa, poi abbiamo i missili dal... Sono qua. Si nascondeva. Sì, è tutto messo lì così non si Si mette il missile e poi si spara. Poi Giada, arriva una parte Lo so, super, lo so, ho già capito cosa super, vuoi far vedere. Super. Accendiamola, ok? Perché così l'accendiamo e guarda un po'. E se si schiaccia qui... Accendiamo la nave, sì, il suo motore. Sembra che voli, guarda, se chiudi tutto. Sembra che voli. Esatto, sta volando. E poi aspetta che possiamo far così e sparare, guarda, eh. Guarda, adesso sparo. Wow! Spara anche a te. Tutta l'energia alfa.
Giada, questa Iscador è davvero qualcosa di alfa gourmet. Sì, mi piace troppo. Senti, mi è venuta in mente una cosuccia. Che cosa? Lo sai che io sono appassionato delle storie gourmetiche? Sì, so che ti piacciono tanto. Lo sai che sono anche appassionato della scrittura? Sì. Ho scritto una storia sulla Iscador. Sì, la mettiamo in scena? Va bene, una bellissima idea, dai. Hai visto che avevo... Te non te ne sei tanto accorta. Ecco perché c'erano tutti i personaggi. Sei pronta? Li già preparati tu. Sì, tantissimo. Vai. Allora Giada, la storia che ho scritto ha anche un titolo. Wow, sentiamo che titolo. Gormiti all'arembaggio. Beh, mi sembra proprio il titolo adatto. È bellissimo, bellissimo. I protagonisti sono Saburo, Achilos e Idros. E poi abbiamo... E poi ci abbiamo Tifon, Irgur e Krobok. E Krobok, sì, perché ho dovuto inserire anche dei cattivi. Sì, perché sennò una storia non ha senso. Sì. Allora, praticamente cosa succede? Che i nostri eroi sono appena atterrati, ok? Ok. Sono atterrati, saltano giù dalla nave. Che sanno fare anche un sacco di caprioli. Vai, arrivo! Eccoci ragazzi! Stiamo cercando... perché stanno cercando i frammenti del cuore del titano, eh? Ah, ok, giusto. Okay. Arrivo anch'io! Eccoci ragazzi, allora... Andiamo... È un certo punto. Entrano i cattivi che sono pochi. Ah, allora, dove li abbiamo messi? Non li trovo. Dove li ha messi il titano? Ah, non lo so, saranno qua in giro. Saliamo sulla Iscador, che non c'è nessuno adesso. Ho sentito dei rumori, ragazzi, vado a vedere. Cerchiamo i frammenti del cuore del titano. Ragazzi, ci sono gli Eclipsion! Ci sono gli Eclipsion, c'è Krobok! Salite su! Via dalla nave! No! Via dalla nave! Allora, facciamo così, ragazzi! Vai, entra dentro! Indietreggia! Indietreggia nave! Scendete giù! Scendi giù! Ok, e adesso... Allora, adesso noi dobbiamo salire adesso, assolutamente sopra! Iscador, fai questo! Accendi i propulsori e spara la tua energia alfa contro di loro! Pronti? Via! Watch! E uno è fatto e uno è fuori! Io adesso l'altro! Salgo qui adesso! No! Arrivo io, Saburo! Pensaci tu. Wow. Ah, ti ho sconfitto. E prendi questo. Aiuto! Wow, ma che storia fantastica. Ho sudato per loro, ragazzi, quindi... È stato proprio bellissimo. Certo che ogni volta con questi Eclipsion è sempre una sfida. E sì, Giada, perché la vita è piena di sfide, come per esempio le interrogazioni, i compiti, i traguardi nello sport... E le sfide sono anche con i collezionabili! Ah, mi stai dicendo che vuoi sfidarmi? Sì, certo che ti sto dicendo che ti voglio sfidare. E io accetto la sfida. Okay. E questa volta ti straccerò. Oh, il mio momento super preferito, quello della sfida. Guarda che questa volta perderai, lo sento l'energia Giada, che Giada, pervade il mio corpo. Giada, ma cosa? È impossibile. Facciamo perché? Così. Perché è impossibile, lo sanno tutti i bambini. Facciamo così, ti do un po' della mia alfa magia, della mia alfa energia. Io intanto apro. Non so perché, ogni volta tu devi sempre perdere. Non capisco. Gianni, io ho già iniziato ad aprire. No. E comunque questa volta io sento che vincerò. Vediamo un po'. Wow. Mi piace molto. Ci sei? Sì. Ok. Che hai trovato? Allora, io ho trovato Rhodium. Ok. Io ho trovato Avok. Wow, mi bello. Piace questa. Ricordiamo ai bambini che tutta la parte traslucida, che è quasi trasparente. Beh, mi piace un sacco. Allora, vogliamo ricordare come si gioca? Assolutamente sì. Abbiamo la card. Nel mio caso ho il numero 7 sulla card. Ah, ok. Nel mio caso è il numero 7. Ah. E fino a qua possiamo dire che siamo pari, giusto? Sì. E la card, il numero della card è sempre lo stesso. Esatto, è sempre lo stesso. Sotto il nostro gormita, sotto il piedino del nostro gormita, sì, c'è un numero. Ok, il mio... Io ho il numero 3. Quindi 7 più 3... Fa 10. Ok. Perché bisogna sommare i due numeri. Esatto, io in questo caso ho il numero 40.000. Non esiste il numero 40.000, Johnny. E il 50.000? Neanche, fammi vedere perché sennò tu bari. Ho il numero 1... Quindi vuol dire che ho vinto, perché ho il numero più alto. Sì. Vedi che sentivo che l'energia alfa era arrivata anche a me? Sì, perché è stato merito mio, io ho fatto così no, all'inizio. No, non è vero. Ho fatto così, non inizio è per puntata, questo motivo. Ho fatto così, inizio puntata e ti ho dato la mia energia no, alfa. No, andiamo quindi avanti. Quindi è merito mio. No, è merito mio, ho vinto io, andiamo avanti.
adesso è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivati tre bellissimi disegni da parte di Gor Matteo. Esatto, vediamo il primo. Vai. Ci ha disegnato un bellissimo Irgur. Irgur, poi abbiamo... Guarda, che bello! Bellissimo, a matita, poi abbiamo anche il Titano. Wow, l'ha fatto davvero possente comunque. Il Titano. E poi abbiamo anche Rhodium. Sì, è vero, disegnati nuovi. Bravo, 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 bravo. Ah, ci ha anche scritto una dedica. Ok, leggiamola. Ciao Johnny e Giada, ecco alcuni dei disegni che ho realizzato della stagione Alfa dei Gormiti. Un saluto da Gor Matteo, un saluto anche a te. Ciao! Niente, Giada, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Ah, se volete mandare disegni, ovviamente non dimenticatevi il nostro sito gormitishow.gormiti.com. Esatto, e mi raccomando, mettete tantissimi like a questo video e condividetelo. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! Ciao.